C-Medi Radio Web, only good vibrations. Ambarabà cicci cocco, tre ci mette sul tomo, che facevano l'amore nella radio del dottore. Il dottore si ammalò, ambarabà cicci cocco, ambarabà, ambarabà, ambarabà cicci cocco. Vai, sei uscito tu. Ok, inizio io. C-Medi Radio Web, only good vibrations. Buonasera! Salve a tutti! Dopo tanto tempo! Dopo tanto tempo, eravamo circa da 2-3 settimane, no? Che non si andava in onda. Due settimane. Per l'occasione, sì, per l'occasione abbiamo non più tre cimette sul comò, ma bensì due cimette sul comò in questa versione, tra virgolette, speciale, perché il nostro mamma è mamma che mi chiama proprio appena iniziamo la puntata, proprio c'è un tempismo spaziale. Allora, dicevamo, diciamo tra virgolette speciale, proprio perché manca il nostro bene amato Franco. La terza cimetta, non per la prima cimetta. E niente. Allora, c'è Franco a Chieti, quindi siamo stati un po' mossi da, sì, da questo cambiamento. Abbiamo chiamato poco fa, ha detto sto studiando, non mi rompete le palle. No, vabbè, tranquillo. E niente. Devo dire una cosa, mi sono completamente dimenticato. Salutiamo tutti il pubblico che abbiamo qui oggi presente. In studio. Paolo Panzini, Paolo Nardelli, Paolo il presidente. Tutti Paolo, tranne Vito Casulli, che oggi chiameremo Paolo Casulli. Ricordiamo l'esperienza del Medimex che abbiamo svolto venerdì, sabato e domenica. Bellissima. Ve lo racconteremo subito. Ma diamo gli auguri, i nostri auguri di Tre Cimette sul Comò al presidente Vito Casulli, che oggi compie 12 anni. Il nostro giovincello, 3 anni e mezzo, dai. Che oggi chiameremo Paolo Casulli. Mandiamo il primo brano subito, così vi deliziamo con un po' di buona musica. Questo è un brano bellissimo, secondo me. Questo è Will Smith con Get Jiggy With It. Shaman. Your mark, ready, set, let's go. Dance floor, bro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing at kid. Wish if he was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. Just bite it, just for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay off play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, mama, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the Prince of this, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off. But yes, yes, y'all, and you don't stop. In the winter order, summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip?
living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum, I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them, flatten them. Like, didn't. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top, with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Era Will Smith con Get Jiggy With It. Na 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 na. Na 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 na. Che stai facendo? Non stai... mi riuscivo a sedere. Stai defecando. Non mi riuscivo a sedere. Bene, allora, eccoci ancora qui. Sono sì. Ciccio e Miriam con Due Cimette sul Comò. E ricordiamo la pagina di Ciccio Piccolo. Sì. Mettete mi piace alla sua faccia da Camposanto, sì, come sì, definiva sì, sì, prima. Sì. Fra tutti mi piace, sceglierò un maschio per portarselo. Per portarmelo, perché io comunque sono un po' strano. Ok, dicevamo, vorrei pubblicizzare Il nostro gruppo Facebook. Il nostro gruppo Facebook, basta cercare Tre Cimette su Comò e trovate il gruppo. Oppure la nostra pagina, Tre Cimette su Comò, e cliccate sulla pagina. Quindi siamo, diciamo, universali nel, però, e coerenti però, in quello che scriviamo. Però c'è anche la chat che c'è anche realizzato. La chat, che è una bella cosa, che non se la caga nessuno, però è una bella idea. È una soddisfazione personale. È una soddisfazione. Infatti, se andate nella pagina ufficiale, vicino a fianco al quadretto dove sta scritto foto, c'è scritto anche chat. Basta cliccare a consentire. In alto a dove volete voi. A destra. E quindi si apre la chat, dove potete scrivere quello che volete. Ci potete insultare, come dico sempre. Potete fare le vostre richieste, se volete qualche brano in particolare. Però ovviamente i brani non me li mettiamo oggi, ma la prossima volta. E poi potete dirci quello che volete, potete dirci che state facendo, potete dirci che siamo bravi, che facciamo cacare, che quello che volete, diciamo. Non ci offendiamo. Non ci offendiamo, anzi, controbattiamo e vi insultiamo noi. Vi insultiamo anche noi. E poi dicevo, facciamo niente, una guerra fredda. Facciamo una guerra. Che una guerra fredda, perché fa freddo. E salutiamo la nostra mitica stufetta, che prima aveva due. No, è sempre stato uno. Sempre... Io mi ricordavo che prima funzionava fidati. Anche l'altro. Vabbè, salutiamo la nostra stufetta. E nulla. Tutto quello che scrivete in chat leggeremo. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Se già c'è qualcuno, se non c'è nessuno, salutiamo nessuno. Chi ci ascolterà in podcast. Comunque, io sento una certa mancanza. Ti manca? A me no. No, vabbè, mi manca perché. Ci manchi, fra. Ci manchi. Non è vero. Cioè, però è un grandissimo. Puntini, sì. Perché neanche sta scrivendo niente. Neanche dice che sta ascoltando. Non ci sta neanche, sì, infatti. Non lo so, non ci caga proprio sto Francesco qua. Non fece ti preoccupare. Fece tante alla fine. Infatti, non fece proprio niente. Criscio pure. Cioè. E niente, andiamo avanti con la musica. Che dici? Ciao. Lo vuoi annunciare tu questo pezzo? Dai, sì. Sì, questo sì. Ho intuito che lo volevi annunciare, Miriam. Gli Articolo 31 con 2 su 2. E ce l'andiamo ad ascoltare, sì, tutte e due. Bella del lavoro. Ci passi tutta la giornata, ci passi. Ma sì, ma ho detto per dire una cazzata. Non è che adesso muoio se non lo so. Che e vabbè, facciamo allora proprio l'intro del pezzo, così che stiamo sfasando così, e poi parte lui a cantare. Vabbè. Coccolato e a tratti persino viziato, cioccolato e pacchi su pacchi di ricchi natali, parenti sorridenti intenti a lasciare regali, e poi arriva il piccolo scazzando ogni giocato.
spettacolo diventa lui la star, mettendoti in un angolo. E la cagnara incombe, fanfara e trombe, lui mangia, caga e piange, a te le colpe per tutto ciò che rompe. Con quel sorriso a quattro denti parabutto, già dicevo tutto, dormo da angioletto e poi di notte non sto zitto. Volto dal soffitto, mamma e papi svegli fino a prima mattina, negli occhi lo stesso sguarione di sette anni prima. Ogni vicina sentiva e diceva che sfiga, mamma coglieva la sfida, con noi rideva e capiva che la congrega prendeva una nuova piega. Non ci si credeva al bordello che già si faceva, la casa per il fuoco nel gioco di litigare, cane e gatto ma lo stesso modo di camminare. Non so cosa pensavi quelle notti con papà, ma grazie mamma, ne fatti due su due, e due su due, che comunque vada mio fratello ci sarà. Grazie mamma, grazie papà. Urlare a squarciagola, fantasmi sotto le lenzuola, bambini non fate calzino, domani c'è scuola. Ma mamma non c'è verso di fermare i Ghostbusters, la camera è già l'universo e non siamo i Masters. Là fuori siamo soli, non lo diamo a vedere, ma abbiamo il vestito più strano di tutto il quartiere. Gli zarri che ridevano in cortile, ma era stile. Ricordi come si giravano le ragazzine? Quando si girava in coppia, la stilosa idea era doppia, l'andatura zoppa e un'armatura dava forza per affrontare ogni sventura con la stessa frase in bocca. Questo è mio fratello, bello sarà duro per chi me lo tocca. Abbiamo il codice dei cavalieri, non vedi, piuttosto scleri, ma ci trovi sempre sinceri. Mi vedi, per la città sfidando il proprio futuro, uno lo cantava sicuro, l'altro scriveva su ogni muro. E la mia rivoluzione partiva da là, cane e gatto ma lo stesso sguardo di chi non ci sta. Non so cosa pensavi quelle notti con papà, ma grazie mamma, ne fatti due su due, due su due, che comunque vada mio fratello ci sarà. Così ancora e funziona, si è smesso di bigiare solo perché non si va più a scuola, un po' più pigri di allora, ma le energie sono le stesse, non una famiglia sola, adesso in più c'è l'SF, ci si protegge come sempre nelle lotte, eternamente adolescente, meno che nei box, per vedere capovolto questo mondo, per rollarsi la vita e fumarla fino in fondo. Giro tondo, un tiro e sono cionco, calpesteremo l'uva fino a quando il vino è pronto, e piedi a picchiare i bicchieri con le posate, salute mio frate, prendiate due vite mai separate, lite dopo lite, partite finite, ammazzate. Quando non c'era grano passavamo a Milano l'estate. Uno spasso lo stesso se la memoria non mi inganna. Successo o non successo, la gloria va a mamma. Ci ha messo al mondo e dato vita ad ogni sogno che ho. Una volta passerei fortuna, la seconda no. Non so cosa pensavi quelle notti con papà, ma grazie mamma, ne fatti due su due, due su due, che comunque vada mio fratello ci sarà. Ci siamo, erano gli articoli 31 con 2 su 2. È vero che volevi grazie dedicare mamma, grazie mamma che mi ha fatto le, grazie mamma dedicare. Che mi ha fatto le pulpette Kusug. Ma non solo, perché tu volevi dedicare questo pezzo a chi? A mia sorellina, Jenny. Ciao Jenny, se ci sei batti un colpo. Non c'è. Però so che, e sono sicuro che ci ascolterà sicuramente. Li faremo cacare. Comunque, vorrei salutare Giovanni, che so che è all'ascolto, che perché ci, ha scritto. Ci scrive ciao ragazzi nella chat della pagina ufficiale. Ciao Joe. Ciao Johnny. A questo punto è nulla. Io vorrei dare inizio al primo step di cosa, Miriam? Facebook time. Non abbiamo una sigla, non abbiamo un jingle, però lo faccio io. Facebook time. Allora, apriamo Facebook, apriamo la home di Facebook. Apriamola. Io col mio nuovo smartphone, perché Sì, è vero, questa è una notizia che ho dimenticato di dare. Francesco Sì. Praticamente cambiato il suo cellulare si è modernizzato un po', si è aggiornato, va? Sì. Per colpa di questo cellulare, lui alle 5 e mezza di mattina inizia a rompere su WhatsApp. Manda le foto, lui che sta nel letto con le auricolari. O come lo chiama mio padre, WhatsApp. Comunque. E niente. Allora, ne parleremo più tardi. Ne parleremo più tardi, perché adesso dobbiamo parlare di Facebook. Allora, apriamo questo Facebook.
Allora, prima di tutto c'è un insulto, come appena entri, c'è un muori male che scrive qualcuno, non sappiamo chi. Poi c'è lei che scrive: voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Citazione, ricordiamo, citazione. Poi c'è una che scrive: l'invidia fa brutti scherzi. Mentre... ma vaffanculo a tutti quei profili fake di personaggi famosi che su Twitter mi provocano infarti mortali. C'è un girone all'inferno anche per voi. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, poi. Amo la mia migliore amica. Miriam, ne vuoi leggere qualche tu? Qualcuna tu? Io ho chiuso con tutti. Piacere. Mi raccomando, chiudi a chiave, anzi si fregano qualche cosa. E poi ci sono loro che mettono la X a posto della Z e poi mettono... siete proprio paxi, truxi. Parla, caucazzo, desenda. Citazione palagianese. Che qualcuno scrive, non di sappiamo tanto chi. Tempo fa, come al solito lui rimane Paolo, mi apri il profilo del nostro amico, che apriamo il profilo a tutte le nostre puntate. Ah sì, per forza non può mancare lui. Sì, lui, sotto, lui, sotto. Lui, è lui. Apriamo, vediamo cosa ci riserva. No, vai. No, a parte i compiti che mettono sul film, non compiti, schemi. Saranno schemi, delle... schemi. Sì, infatti. E mentre lui sappiamo che fa il calendario inverno e estate. Sì, infatti, questo lui è modello, abbiamo già detto nelle scorse puntate. Fantastico. Poi andiamo giù, vediamo cosa scrive, se mette qualche sua foto in déshabillé. Ah, siamo andati Vieta a New York, veramente. Bene, andiamo nella home invece, vediamo se c'è qualche altro stato. Ma Miriam, se abbiamo detto che lui fa i calendari, non possiamo trovare gli stati, capisci? Oh. Sono solo foto. Leggi, puoi leggere. Non so per quanto tempo camminerò a 3 metri da terra. Vai. Ma chi è? È per Gigi D'Alessio. Dopo 14 anni sono riuscito ad abbracciarti e a dirti quello che avrei sempre voluto. Io non mollo mai. Grazie Gigi. Salutiamo Gigi D'Alessio che ci ascolta sempre. Dopo il suo concerto. Quando stanotte tramonta il sole, mon amour. C'era una cosa su Facebook che girava tempo fa. E c'era il CD di Gigi D'Alessio, la prima la copertina, poi c'era aperto e c'era un coltello dentro. E c'era scritto: inserire questo nelle orecchie. Comunque, poi c'è lui. Sono così brutto a non poter sperare neppure in un bacio della fortuna. E meno male che lo sì. Meno male che lo sai. Però il più originale è lui. Ma servono i soldi. Ma servono. Un applauso. Perché non tutti abbiamo il coraggio di scriverlo su Facebook. Ma serbane di soldi. Anche una piccola parola ti rovina la giornata. Ti amo. Chiamare principessa una ragazza è facile. Il problema è saperla trattare come tale. Poi c'è lo stato che ci deve essere sempre ogni 2 estati, ovvero il voto saluto. Tu cliccando sul voto saluto ti mettono il voto in bacheca della foto profilo. No. Se scrivi in bacheca ti dirò se sei bello, se sei brutto. Se possiamo fare amicizia, se ci dobbiamo litigare, ti dirò una parolaccia. Se clicchi mi piace ti contatto in chat. Ti dico quanto sei buono e se ci possiamo conoscere. Se voglio il tuo numero. O se possiamo uscire insieme a cena. Ti metto il cuore in bacheca. O se ti do un bacio volante ti farò la lacrimuccia. Se ti do un bacino sul culetto con l'olio Johnson. Cioè. Se ti posso spalmare la crema abbronzante. Sì, ho fatto errori, ma la vita non ha le istruzioni.
No, aspetta, volevo raccontare questo aneddoto. Allora, avete presente il sito ask.fm? Le domande di merda. Sì, c'è questo sito dove tu ti iscrivi e ti possono fare domande anonime, le domande che vuoi. E c'era, in pratica, il sito, una volta al giorno a random, ti mette una domanda che è uguale per tutti gli iscritti. Allora, c'era questa ragazza che ha ricevuto questa domanda questo giorno ed era... qual era il talento ignorante, che... Ignorante. Cosa sta succedendo? Allora, dicevo, la domanda random di quel giorno era: qual è il talento che avresti sempre voluto avere? La risposta di questa ragazza, ascolta Miriam, era: essere sempre felice. Ma non è un talento! Basta, andiamo avanti. Basta, andiamo avanti perché ci siamo innervositi. Sono di vecchio. Andiamo avanti col terzo brano. Questo è un bellissimo brano che è uscito ultimamente. Nina Zilli con la sua bellissima voce. L'amore è femmina. Bellissimo. Ma che caldo fa oggi la città, un martello nella testa che fa boom boom boom. Pioggia isterica, sai che novità, la gente che mi giudica e tu boom. Infatti, io sono molto d'accordo con questa qui. Perché l'amore è femmina. Perché ma mask non sapremo neanche ce la toglia Avatar. Vabbè, non è che mo siamo uomini e donne e dobbiamo fare il dibattito sull'amore maschio o femmina. A me non me ne frega proprio niente. Ecco perché tu sei così. L'amore, tu come dice il vecchio saggio palagianese, l'amore è zoccolo. Però comunque non l'abbiamo detto noi. L'amore è topolona. L'amore è topolona. Ma parliamo un po' di questo brano, Miriam. Questo brano, L'amore è femmina, è un brano musicale di Nina Zilli, con cui la cantante ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2012 a Baku. Il brano è interpretato in parte in italiano ed in parte in inglese ed è scritto dalla stessa Zilli. Il brano è stato inciso inizialmente in italiano ed è inserito nel secondo album della cantante dal titolo L'amore è femmina. Brava Nina Zilli! Brava.
E il secondo brano, aspetta, interpretato. Ma dove, fino a dove sei arrivata a leggere? Tutto, l'ho letto, dai. No, non è vero, dai. Devo fare un testo. E dai, l'ho letto tutto. Allora, continuo a leggerlo io, dai. Dove, fino a dove l'hai letto? I nomi in inglese, le salta di tutti. Dai. Questi qua, le salta di tutti. Va bene, allora. Il brano è interpretato in parte in italiano, in parte in inglese, ed è scritto dalla stessa Zilli e da Christian Rapp, Christopher Zrovis, Fidman Molander e Charlie Mason. La cantante con questo brano si è classificata nona con 101 punti. Il brano è stato inciso inizialmente in italiano ed inserito nel secondo album della cantante dal titolo L'amore è femmina. Con la partecipazione all'Eurovision Song Contest 2012, la Zilli incise una seconda versione del brano in inglese dal titolo L'amore è femmina, Out of Love. Cazzo, però... mi tolta la 17, la 18, la 17 o la 18? Non lo so. Non lo so, vabbè. La 17, dai, che il giorno del mio compleanno. La 17, ci giochiamo. Il 17, il 5 che è il. Segniamoci sti numeri. Allora, 17. Il 5 che è la puntata di oggi. E poi. E 12. 2 che siamo noi oggi. E 12. E perché 12? Il mese di Natale. 12 e 31 gli anni di Vito Casulli. 5 numeri, secondo me facciamo 31 è il giorno del tuo compleanno. 31 anche. È anche il giorno del mio compleanno, quindi non possiamo sbagliare. Ah, a proposito, che cosa stiamo dimenticando? Questo è un evento, il 31 gennaio tutti invitati al compleanno i 18 anni di tutti. Ciccio. Cioè, festa aperta tutti, a tutti. Sì, sì, infatti. Farò 15 anni, sì. Sì, 18. Sì, sì, sì. 18. E mi arruita 18 anni non avevi mai partito. Comunque, okay. Comunque. Ma si sente che sto raffreddato? Perché ogni tanto lo sento io da solo che faccio. Si sente? Sì. Faccio schifo. Sì, infatti. Faccio proprio schifo. Cazzo, mi tolta la 17. La 17 o la 18? La 17. La 17. La 17. Vabbè, dai. Musica, musica, musica. Sì. Arriva il. Allora. Arriva il. Quinto brano, no, il quarto brano della puntata di oggi, però il vostro se con la, cioè il se che avete ascoltato con la risata era il se di Miriam, perché il nome è stranissimo e non lo sa leggere, però io mi impegnerò per leggerlo. Allora, Clan Carousel con Will Earth con Sun and Tans, Sun Don't Shine. Ci siamo? Ho detta bene? Sono stato bravo, mi? Sunshine. Perché shine, shine. Shine. Buon ascolto. Cime di Radio Web. Only to find out that you have love in places I can't describe. I need you. It's the I just wanted to let you know
Cime di Radio Web. Only Good Vibrations. Bellissima. Solo buone vibrazioni. Bellissima. Era questo bellissimo brano che ti ha fatto gasare. Bellissima. Ti ha fatto gasare. Bellissima. Ti ha fatto gasare. Basta. O ti ha fatto viaggiare? Mi ha fatto viaggiare. Perché perché la prima volta che la sentivo, ma è bella perché ti prende. Sì. Ti porta in un mondo mai esplorato. Cioè fammi spacciare parlare. Che tu cazzo. Se battisci ste, non ti faccio spacciare. La 18. La 18. Ma lei già la diceva, vabbè, dai, vabbè, poi controlliamo meglio. È confuso, guarda, non si è mai Confusion. Dicevi? Ti ha fatto viaggiare. Dicevo che è in un mondo mai esplorato, però siccome a parlare sempre. Ah, dice, te la dici, parla. No, sinceramente mi sono dimenticato, però dicevo, sì. dicevo che... È una bella canzone. Sì, è una bellissima canzone. Capito tutto. È una bellissima canzone. E somiglia molto come stile a quello di Sky and Sand, di Paul Kalkbrenner, o sbaglio? No, ma adesso io non ci avevo pensato, perché è una canzone che piace anche a me, però poi ho detto, ma c'è cazzo c'entra? Sì, però come stile... È diverso. Come stile. Fidati, chi se ne intende di musica, per favore. Vabbè, mi porgo. No, vabbè, sto scherzando, sì, come dici tu. Va bene, allora, siamo arrivati al momento della relax. curiosità del giorno. Allora, titolo dell'articolo: ristorante offre sconto del 50%. Clienti che spengono il telefono. E clienti che spengono il telefono. Sono proprio curiosa. Se una volta il problema dei cellulari al ristorante era un vicino di tavolo che parlava a voce troppo alta, adesso il problema sono gli smartphone. Con molte persone che riguardano continuamente, che guardano continuamente il telefono per chattare su WhatsApp e controllare gli ultimi aggiornamenti su Facebook. Jawdad Ibrahim, che non so come si legga, titolare di Abu Ghosh, un ristorante nella omonima cittadina alle porte di Gerusalemme, come molti altri, pensa che questa mania sia decisamente negativa, ma a differenza di molti altri ha deciso di intervenire per quanto in suo potere. Ibrahim, non Ibrahimovic, ma Ibrahim, racconta che secondo lui è molto deprimente vedere famiglie o gruppi di amici seduti silenziosi al tavolo, intenti a fissare lo schermo del telefono, assorbiti al punto che talvolta gli chiedono di riscaldare la portata perché si erano dimenticati di mangiare. La tecnologia è una bella cosa, ma quando mangi, specie quando sei con la tua famiglia o i tuoi amici, potresti aspettare mezz'ora a goderti il pranzo e la compagnia. Molta gente non lo fa più. Per incentivare la gente a vivere di più il momento del pranzo, Ibrahim ha scelto una strada radicale. A tutti coloro che spengono il cellulare quando si siedono a tavola viene fatto lo sconto del 50%. Sarà una piccola cosa, ma magari in qualche modo riuscirò a cambiare la cultura del mangiare, aggiunge. Certamente, va detto che Ibrahim può permettersi più di altri ristoratori di fare una promozione di questo tipo, dato che il ristorante l'ho aperto nel 93 dopo aver vinto alla lotteria dell'Illinois quasi 23 milioni di dollari, quindi non tutti possono fare una promozione del genere, questo ristoratore se lo può permettere. La promozione però sembra funzionare e da metà novembre quasi tutti i clienti avrebbero usufruito dello sconto e soprattutto sono arrivati molti nuovi clienti, anche da città relativamente lontane, attratti dall'idea di poter godersi appieno la cena. Non è la prima volta che Ibrahim si impegna su queste questioni culturali. Da quando ha aperto il ristorante è impegnato nel promuovere la convivenza pacifica. Anche tu hai sbagliato prima, nessuno ti ha cagato. Vabbè, sì, però mi tra sono arabi e israeliani. Israeliani, quindi pubblicazione 25 aprile 2011, è no, da dire. No, pubblicazione è della canzone di Duno. Miriam, le gaffe di Miriam a Cime di Radio Web. Ok, dicevo, ho lo stomaco vuoto. Questo fatto degli smartphone, di stare sempre col dito così come fa mio padre, mo che sembra che sta facendo così un dipinto a 64 km il cellulare dal la mano.
se avesse due braccia, una davanti all'altra, userebbe tutte e due. Attaccate, Francesco. Comunque. Dicevo, questa degli smartphone ultimamente sembra quasi una piaga, quasi una dipendenza. Io mi ricordo ancora il battiscopa, il matto. Il battiscopa. Che ti portavi dietro. Che mi portavo dietro. Perché io ormai, io lo dico e lo affermo a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Io sono diventato dipendente dallo smartphone. Non passa, cioè ogni 5 minuti devo controllare. Non ci dormo la notte. WhatsApp, Facebook, non dormo la notte perché diventa una dipendenza vera e propria. Ma non per dire sei dipendente, sembra che il telefono in meno. Ma veramente è una cosa quasi psicologica. Ma che sei uno non può più fare a meno a un certo punto di usare il cellulare. Il diluvio, il prossimo brano. Basta, non lo sopporto più. Il diluvio, Subsonica. Sei stata l'ondata perfetta per infrangerti contro di me. Radio Web, Only Good Vibrations. Che cosa resta e perché? Perfetta per infrangerti contro di me. E adesso che tutto è sommerso, che cosa resta e perché? Sei stata un'ondata violenta per aprirti qui dentro di me. E adesso che tutto è diverso, questo silenzio cos'è? Per infrangerti contro di me. E adesso che tutto è sommerso, che cosa resta e perché? Sei stata un'ondata violenta per aprirti qui dentro di me. E adesso che tutto è diverso, questo silenzio cos'è? Il diluvio, come fa il diluvio, Fra?
che battuta l'ho fissa. Comunque, parliamo di questo diluvio. Sì, parliamo di questo diluvio, questo è pezzo. È un brano musicale dei Subsonica, pubblicato come terzo singolo dal loro sesto album, Studio Eden. Il singolo è accompagnato da un originale videoclip nel quale il gruppo si esibisce in un ambiente bianco vestito con buffi maglioni natalizi, quindi sì, proprio sì. È un brano che va in quest'anno perché ci avviciniamo al Natale. Al Natale, Merry Christmas! Oh, 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 oh. I bambini fanno le letterine. No, i bambini fanno stai uccisa. Bene, 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 bene. Ma adesso siamo arrivati al punto dolente. Al punto dolente. Perché adesso stiamo per chiamare il nostro la prima cimetta. Sì, la prima. Che non è qui presente. Che non è qui presente, ma è a Chiedi. Noi la chiamiamo, gli chiediamo un po' di cose, ci facciamo insultiamo un po', gli chiediamo come va la sua vita universitaria, gli chiediamo, beh, Francesco, invece di parlare perché non lo chiami? Perché sto cercando un numero. Ok, va bene. Sei così professionale. Aspettiamo che solo che lui risponda. Che cogurione. Lui ha risposto. Risposto però. Sì, dai raga, lasciatemi in pace, ecco. Aspetta un attimo, abbiamo problemi tecnici. Hanno problemi tecnici. Non ti funziona la mia... No, si sente. Ho problemi con i compiti, purtroppo, ragazzi. Ecco. Ok, allora, sei in onda con noi. Questa è la chiamata della nostra quinta puntata. Sì, ti sei preparato. Penso che... Dica. Di. No, io insomma ho già una mezza idea. Probabilmente mi chiederete una domanda inerente all'argomento che avete trattato, giusto? Ma come hai fatto a scoprirlo? Oh, ma ciò vuol dire... Io sono un vostro fan. Ciò vuol dire che ragazzi, ci ascolti sempre. Sì, io vi ascolto sempre. Onestamente vi ascolto sempre. Sì. E quindi dicevo, l'argomento di oggi è stato... Aspetta che Miriam mi sta malmenando, un attimo. Sì, allora. Miriam, non malmenare. Aspetta, se te lo dice Franco nemmeno mi ascolti. Ok, l'argomento di oggi è stato... Sì. Un ristoratore a Gerusalemme fa lo sconto del 50% a tutti i clienti che quando entrano nel ristorante spengono il cellulare. Proprio per questo fatto che tutti ormai con questi smartphone, Facebook, WhatsApp, tutti ormai, nemmeno in famiglia, nemmeno tra amici, parlano e nemmeno gustano il pranzo. Stanno lì col cellulare, non parlano, stanno sempre con la testa chinata. Tu cosa ci vuoi dire riguardo questa cosa? Quindi diciamo che effettua uno sconto a chi non usa il cellulare. Sì, il 50% a chi lo spegne entrando nel ristorante, nel suo ristorante. Beh, io credo che sia assolutamente un'idea molto molto positiva, perché ahimè questi cellulari hanno un po' rotto quelle che sono le relazioni fisiche fra la gente. Quindi io credo che sia davvero un'ottima idea quella di questo nostro, come dire, ristoratore, non lo so. Sì. È un ristorante. Perché mentre tu parlavi, Miriam mi ha fatto un mega tatuaggio sul braccio con una penna blu. Oh, che bello. Ora posso essere un po' più. Ora posso essere un po' più emischilla. Un po' più emischilla. Bene, dicevo, e tu devi sapere. Sì. Tu devi sapere che riguardo proprio lo smartphone, durante la tua assenza io ho comprato proprio uno smartphone e sono diventato dipendente appunto da esso. E quindi purtroppo non c'è un ristorante qui a Palagiano che fa lo sconto del 50%. Ti ritroverò più tecnologico. Sì, insomma, mi troverai più sfasato, più... Con i capezzoli a ferro. Con i capezzoli a ferro. Ovviamente Miriam ci mette sempre la sua ciliegina sulla torta. Però volevo chiederti, a parte l'argomento, tu stai a Chieti, all'università, mi hai raccontato prima che stavi studiando. Come va questa esperienza lì a Chieti? Come va questa esperienza? Bella domanda. No, ragazzi, davvero sono molto contento. Sicuramente
no, come tutte le esperienze inizialmente ti sembrano un po' difficili, però pian piano poi insomma. Come ti sei trovato con i compagni bello. Lì? Hai riconosciuto qualcuno? Ti stai a cucchio? I miei compagni sono... no, assolutamente, i miei amici, i miei compagni, davvero tutte persone molto brave, positive. Quindi sto in buone mani, cari ragazzi di Cime di Radio Web, non preoccupatevi. Le femmine stanno? Le femmine lo sono sempre, insomma. No, che se non ci ragazzi, stavano ti spedivo a Miriam, che qua purtroppo non si può tenere più. Dai, ne trovo una sostituta e ti chiamo subito. Va bene, trovo... Però questo ciccio rimane fra me e te, capito? Non sì, dire sì, nulla. Sì, sì, no, non dico niente. Lo odio, sembra l'odio. Mamma mia. Invece do palle, scusate ragazzi. Il termine. Comunque. Aspetta un attimo, perché io dico sempre, però la ragazza qua a fianco fa i danni. Allora, mi senti? Ci senti? No, hai fatto danni. Aspetta. No. Miriam, ma Murcino tu stia ferma. Un attimo, eh. Ecco ragazzi, ecco. Aspetta, parla. Che sono di Mettilo qua. Aspetta, no, perché io ne risolvo queste cose con criterio e mi stai facendo sentire in colpa. No, ma tu non è che sto facendo, tu ti devi sentire in colpa. Un attimo, perché tu il tuo vabbè, bellissimo dei cinesi. Ok. Mi senti? Siete, sì. Ok, ci siamo. Dire vero, vi ho ascoltato anche durante le fasi di discussione, ecco. Ok, ovviamente. No, ovviamente, tu dovresti... Numero uno, devi essere partecipe come quando eri proprio qui alle nostre discussioni che c'erano ogni puntata. Infatti, diciamo, appunto per dirvi che, insomma, il Don Franco sta per scendere, quindi... Informate Palagiano, accomodate a Parmigiano The Cross, che sto tornando, quindi ragazzi, a breve, una bella puntata. Sì, 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 sì. Tre al completo, va non bene? Non vediamo l'ora. Bene, allora. Non vediamo Franco. L'ora, grazie. So che non dici proprio... Non abbiamo capito niente. È arrivata l'ora. È arrivata l'ora del tuo rifugio. Purtroppo di salutarci. Continua ciao, a studiare chimica. Il tuo rifugio. Grazie a voi, passione alla regia e a tutti i radioascoltatori. Ti saluta Paulino. Ti saluta Paulino in regia. Ciao per quattro, ovviamente. Ragazzi, saluto ancora a tutti voi. Ok, allora ritorna a studiare chimica biologica. Meccanica cine cromosomiche. Facciamo un programma che si chiama Cime cromosomiche. Sì, dai. Perfetto. Dopo a spasso con gli dei cime cromosomiche. Bene. Allora, ti do un abbraccio, un saluto, ci rivediamo. Un bacio con la lingua. Un bacio sul capezzolo destro e ci sentiamo. È un parto cesareo. Ciao. Ciao Franco. Ciao ragazzi. Ciao. Cioè, ma c'è la cosa, però. Eh sì, perché io sono contro gli smartphone, quindi. Schifo! In qualsiasi modo cerco di andare contro. Bene. Ci scusiamo per l'imprevisto, ma Francesco mi alza sempre le mani. È proprio. È una schifezza umana, sì, proprio. Scusa, Miriam. Fa schifo. Scusa, Miriam. Scusa. Comunque. Bene, però salutiamo Franco da Chieti che abbiamo avuto qui con noi con questa chiamata. Andiamo avanti con la musica. Questo è Rap God Eminem. Ciao, bellissimo brano. Cime di Radio Web. I can feel it. It's just a feeling I've got. Like something's about to happen. But I don't know what. If that means what I think it means, we're in trouble. Big trouble. And if he is bananas, as you say, I'm not taking any chances. You are just one of the stars. I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nod, back, nod. Now who thinks that arms are long enough to slap box, slap box? They said I rap like a robot, so call me rap box. But for me to rap like a computer must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket. My pinnacle walk when I hat cock it. Got a fat knock from that rap profit. Made a living and a killing off it. Ever since Bill Clinton was still in office. With Monica Lewinsky filling on his nutsack. I'm an MC still as honest. But as rude and as indecent as all hell.
syllables, killaholic. Kill them all. This slippity, gibbity, hibbity, hip hop. You don't really want to get into a pissing match with this rapity rap pack and a Mac in the back of the yak backpack. Rap, rap, yap, 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 giddy, yak, nap. The exact same time I attempt these lyrical acrobat stunts while I'm practicing that, I'll still be able to break a motherfucking table over the back of a couple of faggots to crack it in half. Only realized it was ironic, I was under aftermath after the fact. How could I not blow? All I do is drop F bombs. Do my wrath of attack, rappers are having a rough time period. Here's a maxi pad, it's actually disastrously bad for the whack while the masterfully constructing this masterpiece. I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nah, back, nah. Now who thinks their arms are long enough to slap box, slap box? Let me show you maintaining this shit ain't